Cosa preferiresti essere, un topo di città o un topo di campagna? Il topo di campagna conduce una vita sicura, lontana dai pericoli, ma non può mangiare cose buone come quello di città. Il topo di città può mangiare cose buone, ma corre il rischio di venire ucciso dagli umani o dai gatti. Quando pensiamo al manga per ragazzi sono di solito alcuni titoli che ci appaiono subito in mente. Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach. Sono alcuni nomi che sicuramente vi saranno familiari. Nomi famosissimi che hanno segnato l'infanzia o la preadolescenza di moltissime persone. Negli anni sinceramente mi sono distaccato sempre di più da questo genere di storie. Un po' per ragioni fisiologiche. Sono cresciuto sia come persona che come lettore, un po' per quella che mi è sembrata a tutti gli effetti una vera e propria stagnazione di questo tipo di narrazione a fumetti. Avendo relegato quindi questo tipo di manga ai ricordi di infanzia o a letture terziarie nel mio percorso formativo, oggi sono qui a parlarvi di un'opera e di un autore che non solo è prepotentemente entrato nelle librerie di tutti gli appassionati ma anche nei loro cuori, realizzando un manga che al termine del suo primo arco narrativo è già divenuto un cult capace di reinventare il panorama stantio dello shonen mainstream, portando aria fresca ed autorialità in una tipologia di storie che ormai sembravano fatte un po' con lo stampino. Ovviamente oggi parliamo di Tatsuki Fujimoto e del suo diavolo motosega Chainsaw Man. Fujimoto si conferma essere già un grande mangaka da opere precedenti. Impossibile non citare Fire Punch, il quale meriterebbe addirittura un video a parte. Non mancano poi i volumi unici o one shot di grande qualità come Goodbye Yeri. Fujimoto è caratterizzato da un grande amore per il cinema, oltre che per il fumetto. Le sue opere infatti sono ricche di citazioni al medium cinematografico e spesso non sono mai fine a se stesse, ma parte integrante della trama. Chainsaw Man non fa eccezione in questo. Se già in Fire Punch Fujimoto dimostra di essere un grande artista capace di creare scene di impatto di ogni genere, siano esse drammatiche, cariche di rabbia, di speranza o amore, la cosa non solo gli esce magistralmente in Chainsaw Man, ma si rivela anche un grandissimo character designer di creature mostruose sempre di impatto. Il comparto artistico dell'opera però brilla davvero oltre ogni misura nelle scene d'azione, con tavole sporche e dinamiche che riescono a trasmettere appieno la brutalità di una motosega che squarcia la carne infernale di orde di diavoli. Ma facciamo un passo indietro. Di cosa parla Chainsaw Man e quali tematiche affronta? Il racconto di Fujimoto vede come protagonista il giovane Denji, un ragazzo che vive una vita davvero al limite. Quasi come un ratto, il protagonista vive di immondizia, senza nemmeno un vero tetto sulla testa, perennemente indebitato con la mafia giapponese, solo un patto di faustiana memoria con Pochita, un piccolo diavolo motosega dai tratti canini, cambierà la sua vita per sempre. I due infatti diventeranno una cosa sola, l'uomo diavolo Chainsaw Man. Denji si unirà sin da subito ad un'unità speciale di cacciatori di diavoli guidata dalla misteriosa ed affascinante Makima, lavorando a stretto contatto con una serie di personaggi dalle caratteristiche eccentriche e bizzarri poteri demoniaci. La storia bilancia alla perfezione momenti d'azione e di puro e semplice slice of life che vi faranno affezionare ai protagonisti. La lettura è scorrevole. Tanto scorrevole che mi sono trovato a leggere l'intero primo arco narrativo in un'unica giornata senza mai staccarmi dalle pagine. Fujimoto riesce a prendere perfettamente dal passato di questo tipo di narrativa per ragazzi. Sicuramente la trama che avete appena sentito vi avrà ricordato Devilman, opera di Gō Nagai che se siete iscritti ad Alkill dovete conoscere. Proprio come nel manga di Nagai, infatti, anche qui abbiamo un umano che si fonde ad un demone per combattere i suoi simili. Denji però non è come Akira Fudo, un ragazzo che passa dalla vita tranquilla all'inferno. Denji è diverso. Lui vive già in un miserabile inferno prima ancora dell'inizio della storia. Denji non sogna di diventare Hokage, il re dei pirati, o di essere banalmente più forte. Quello che sogna Denji è una vita normale, una casa, tre pasti al giorno e, perché no, una ragazza. In questo senso Denji è un protagonista che parla ad una generazione ben precisa, quella di adolescenti e giovani adulti del mondo moderno. Un mondo disilluso dal capitalismo dove non c'è più spazio per i grandi sogni e le grandi ambizioni. Chi nasce ricco muore ricco e chi nasce povero al massimo può ambire ad una modesta mediocrità.
Le nuove generazioni private dei sogni non possono più ambire a grandi posizioni sociali, lavori da sogno, realizzare grandi cose. Non ne hanno i mezzi e lo sanno benissimo. Il sogno per i giovani d'oggi è un lavoro stabile, con dei diritti e che permetta di arrivare a fine mese coltivando un paio di hobby, magari con un piccolo appartamento. Anche a noi, dopotutto, è concesso di sognare solo ciò che dovrebbe essere la normalità. Ecco perché Denji e tutto il cast di Chainsaw Man parlano a noi giovani che senza sogni, circondati da incertezze e paure, possiamo ambire solo a ciò che i nostri genitori davano per scontato. Un altro aspetto fondamentale di Chainsaw Man è la paura. La nostra è una generazione bombardata dalla paura, pensateci. Siamo circondati da notizie, fatti di cronaca nera, ansie di ogni sorta che ci vengono costantemente lanciate in faccia. Non ci credete? Prendiamo tutta la polemica di recente innata dal logo di Israele sul poster del Lucca Comics. In una realtà in cui tutti vorremmo solo distrarci dai problemi quotidiani e goderci un momento di festa condividendo le nostre passioni, siano esse fumetti, videogiochi o altro, ecco che torniamo a dover pensare alla guerra, alle armi e al conflitto. Chainsaw Man parla di questa paura che ci circonda costantemente. Se nelle opere di Neil Gaiman gli dei traggono potere dalla fede, i diavoli di Fujimoto prendono potere dalla paura, ed ecco che attraverso il diavolo pistola, quella che il manga presenta come maggior minaccia, l'autore ha modo di criticare le industrie belliche e i media. Chainsaw Man è un eroe moderno, la motosega è il simbolo dell'esagerazione, del meme che dissacra la paura e la esorcizza. Come già detto, Fujimoto ama il cinema e non solo quello bello. Lui adora anche i film brutti e quando in un film horror il protagonista imbraccia una motosega contro un'orda di zombie, ecco che la paura viene meno, l'orrore diventa trash ed il sangue da spaventoso diventa divertente. Esagerata e surreale, Chainsaw Man è un'opera che ci permette di affrontare le paure dell'uomo, metterle alla berlina e divertirci con una lettura coinvolgente ed appassionante. Un altro motivo per cui leggere Chainsaw Man sono sicuramente i personaggi. Oltre al protagonista di cui abbiamo già parlato abbastanza, è presente un intero cast di personaggi, Devil Hunter e diavoli di tutto rispetto. Questi personaggi brillano nei momenti più tranquilli del racconto. Un esempio è nel volume 3, dove vediamo questi colleghi della pubblica sicurezza cenare assieme, dimenticando per un istante i problemi quotidiani. Impossibile non citare Kashyyyk, un espertissimo Devil Hunter dai metodi duri e glaciali e che nasconde un doloroso passato. La sua sola presenza nella serie riesce quasi a monopolizzare l'attenzione. Abbiamo poi Aki, taciturno alla ricerca di vendetta, un po' alla Sasuke Uchiha per intenderci, ma che va a decostruire totalmente questo stereotipo. È impossibile poi descrivere il lavoro enorme fatto da Fujimoto sui personaggi femminili. Power è Majin carismatica e divertente. Si ritroverà ad affrontare un profondo e violento trauma. Non empatizzare con lei sarà impossibile, credetemi. E poi c'è lei, Makima. Sinceramente il mio personaggio preferito della serie. Parlarne senza fare spoiler è difficile, poiché i suoi poteri, il suo scopo e la sua stessa inclinazione morale sono uno dei principali misteri che vi porteranno a leggere capitolo dopo capitolo. E questi erano solo i personaggi principali. Fujimoto fa un ottimo lavoro con davvero tutti i personaggi presenti. Fateci sapere nei commenti chi è il vostro preferito se già conoscevate questo manga di successo. Chainsaw Man è stata una piacevole sorpresa. Comprato per curiosità, è già diventato uno dei miei manga preferiti. Anzi, una settimana dopo la lettura di questo manga, mi sono fiondato a comprare tutte le altre opere di Fujimoto. Chainsaw Man è un manga che, come pochi, può davvero piacere a tutti, sia al ragazzino che si approccia per la prima volta a questo medium, sia al lettore più navigato. Vi invito caldamente a continuare a parlare nei commenti di questo mondo dissacrante, esagerato e folle, ricco di diavoli e motoseghe. Una persona che conosco ha una fattoria in campagna. Tutti gli anni in autunno vado a dare una mano col lavoro nei campi. I topi si nascondono sottoterra e danneggiano il raccolto, e bisogna sterminarli prima che la neve ricopra il suolo. Quando scavi il terreno, usi i cani per sbranarli e ucciderli. Chissà perché, quando guardo quelle scene mi sento rasserenata.
Ecco perché mi piacciono i topi di campagna.